8 e 11 minuti, giovedì 28 settembre, bentornati a Good Morning Milano. Siamo nella Bentornati seconda ora nella seconda iniziata, ora, l'ora degli ospiti. l'ora degli ospiti, e oggi ne abbiamo tanti. E uno, so che particolarmente ci tenevi, hai voluto appunto invitarvi con noi oggi perché ci deve ricordare un Ci appuntamento deve che ricordare, avverrà fra poco, esatto, un no? appuntamento, ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa quando ai nostri microfoni è venuto Giancarlo Restivo. E appunto adesso siamo al telefono con Pietro Vassallo, presidente della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro. Mi sente, Buongiorno, presidente? buongiorno, Eccoci. sì, buongiorno, vi sento benissimo e buongiorno a tutti i vostri e i nostri ascoltatori. Eccoci, allora, presidente, le chiedo appunto di ricordarci cosa succederà a Cologno al Serio, cos'è in programma per il 30 settembre, perché so che c'è un quadrangolare di beneficenza, ecco. Sì, si celebrerà l'edizione 2023 della Coppa del Mondo del Lavoro. Un torneo calcistico, un quadrangolare di calcio che si svolge annualmente in giro per l'Italia. Quest'anno sarà appunto sul territorio bergamasco e si svolgerà allo stadio Giacinto Facchetti di Cologno al Serio a partire dalle ore 9. Scenderanno in campo noi della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, la squadra, la Nazionale di Sindaci Italiani. Il team della cultura, che rappresenta appunto il territorio bergamasco, perché quest'anno, come è notorio, Bergamo insieme a Brescia sono capitali della cultura italiana, e poi ci sarà anche la quarta squadra, che è quella dei giornalisti Rai. Questo quadrangolare di calcio praticamente vuole mettere al centro, attraverso lo sport, la questione del lavoro. Perché il lavoro oggi più che mai ha necessità di essere messo al centro, nel senso che il lavoro rappresenta quella dimensione attraverso cui ovviamente ci si realizza, ma a noi preme sottolineare che il mondo del lavoro non può essere disgiunto da quell'aspetto fondamentale che è la sicurezza. Quindi il lavoro, così come deve essere produttivo, così come da un punto di vista economico deve essere remunerativo, deve essere prima di ogni cosa sicuro. Sicuro. Ecco quindi che queste squadre che scenderanno in campo e che noi le abbiamo ridefinite nazionali sociali perché ciascuna di esse rappresenta uno spaccato differente della società, si impegnano pubblicamente ad affermare questa questione e soprattutto a provare a creare insieme, a costruire insieme un movimento culturale per la sicurezza sul lavoro. Assolutamente, non so se sa, noi nella prima ora abbiamo dato notizia e purtroppo ieri pomeriggio c'è stato un altro incidente sul lavoro in Melchiorre Gioia a Milano. Sì, purtroppo. Direttore, la cosa interessante di quello che fate poi è il fatto che voi parlate di lavoro, appunto, anzi, cercando di non farlo solo nei giorni come quello di oggi, ad esempio, dove dobbiamo ricordare Esatto. l'ennesima vittima sulla sicurezza, sul lavoro, ma proprio cercando di portare il discorso della sicurezza anche un attimo oltre, appunto, alla cronaca e ai fatti brutti che accadono tutti i giorni. Esattamente, esattamente. Questo è un aspetto fondamentale, perché si deve parlare di sicurezza in maniera ordinaria, quindi non in maniera straordinaria solamente nel momento in cui c'è una tragedia. E questo lo si può fare nel quotidiano, nella normalità, appunto, ritorno a dire, concependo il lavoro e la sicurezza sul lavoro come una dimensione, un aspetto integrale rispetto al lavoro e non possono essere, no, non può essere una questione che viene vista separatamente. Mi preme sottolineare che comunque questo evento che ci sarà sabato a Bergamo, ovviamente è un evento fortemente sostenuto dalle istituzioni, perché ha il patrocinio del Consiglio regionale di Regione Lombardia, di ANCI Salute Lombardia, che rappresenta l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'ATS Bergamo, che appunto ci ha dato una mano, un contributo fondamentale nell'organizzazione dell'evento, dell'INAIL, Leggo piuttosto che anche del CONI Lombardia sul comunicato stampa. del CONI Lombardia, che è sempre un po' al nostro fianco in tutti gli eventi che insomma celebriamo ovviamente sul nostro territorio.
ma anche del comune di Bergamo, piuttosto che ovviamente del comune di Cologno al Serio, dove si svolgerà questa Coppa del Mondo del Lavoro 2023. Ma sottolineo in modo particolare che c'è il patrocinio di Rai per la sostenibilità, e media partner risulta essere anche nel caso specifico Rai Radio 1, che durante l'evento ci darà anche una copertura mediatica in diretta. Ottimo, ottimo. Allora, Presidente, ricordiamo velocemente le coordinate. Stadio Giacinto Facchetti, 30 settembre 2023, Coppa del Mondo del Lavoro. Beh, non possiamo far sì che andare, cioè, esatto, non possiamo far sì che invitare tutti ad l'appello è quello di andare. andare, appunto. L'appello è quello di venire numerosi, perché appunto ci divertiremo, perché come si diceva, cercheremo di parlare di queste tematiche in maniera positiva attraverso il calcio. Il torneo di beneficenza e a sostegno della campagna Dona più sicurezza, che promuove progetti educativi nelle scuole italiane e in modo particolare in quelle lombarde, e quindi ci rivolgiamo in questo caso anche agli studenti, ai giovani che sono i lavoratori del domani. Quindi ci aspettiamo e li invitiamo numerosi. Poi, nel caso specifico, sarà presente anche uno special guest, che è il cantante rapper Freestyle Morbo, che insomma è un po' noto fra i giovani, e quindi anche ci sarà questo spaccato che magari potrà servire per come dire, allietare di più questa Chiarissimo. parte giovanile a cui ci rivolgiamo. La ringraziamo molto, Presidente, per essere intervenuto, e quindi ricordiamo 30 settembre Stadio Giacinto Facchetti. Grazie mille, Ringrazio Presidente. voi per la disponibilità, e vi auguro una buona giornata e una buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano. Buona Grazie giornata, mille, grazie mille, Presidente. Grazie mille a Pietro Vassallo. Continuiamo allora con la musica, invece continuiamo con la nostra programmazione, perché ho già visto arrivare anche il prossimo ospite, al di là del vetro, quindi continuiamo. E questi sono i Maroon 5, eh? Li conosci? È Eh? Li certo, conosci? è Sì? certo. Vuoi la 1, la 2 o la 5? La Eh? La five. 5.